Qui abbiamo Michele. Ciao Michele. Ciao. Ci racconti un po' il tuo lavoro, quello che stai facendo? Molto volentieri. I piccoli interventi significa fare delle piccole, diciamo, aggiustature, chiamiamole così, per il restauro. Piccoli interventi che migliorano un po' le condizioni dei libri, in alcuni casi, e lasciano soprattutto aiutare la gente a poterli consultare tranquillamente, e vediamo un po' quali sono state alcune operazioni su alcuni volumi. Questo volume, ad esempio, era molto rovinato, lo abbiamo scucito, lo abbiamo lavato e abbiamo cercato di creare le condizioni per ricucirlo. Qui potete vedere degli esempi di congiunzioni di pagine con della carta molto sottile, chiamata carta giapponese. Una volta composta, diciamo, le fasi iniziali per la cucitura, questo fascicoletto può essere praticamente ricucito e riportato alla sua sede originale. In questo modo noi cominciamo a fare, con questa piccola operazione, come vedete, molto delicatamente, un supporto perché le due carte possano rimanere incollate insieme. Con una stecca d'osso gli si dà una leggera pressatura. Questo può avvenire con tutti gli altri bifogli, in modo da creare le condizioni per cui un bifoglio come questo, in realtà, che sta insieme, vedete, qui non ne ha necessità, possa essere messo in queste condizioni. Adesso facciamo solo l'esempio di un angolino e vedete che cosa, come si opera per risarcire, per fare, diciamo, un'integrazione. L'integrazione viene fatta sempre con la colla adeguata. In questo caso si usa una colla un pochino più densa e si applica praticamente il velo di carta sopra la parte mancante. Sia da un lato che dall'altro lato. Noi abbiamo messo al di sotto la prima parte, sopra questa appoggiamo un altro velo di carta giapponese, facciamo aderire bene perché le fibre della carta vadano per sui bordi della frattura in questo caso. Praticamente la lasciamo asciugare. Questa parte noi l'abbiamo consolidata, vedete? E questa parte, praticamente, una volta asciutta, dovrà essere scarnita. Noi abbiamo qua un esempio precedente. Vedete, questo è l'esempio. L'effetto finale. Questo è l'effetto finale. Noi avremo costruito un angolo di rinforzo alla carta. Dobbiamo tenere conto che noi non dobbiamo in realtà ricostruire delle parti scritte, ma conservare quello che ci è rimasto. Quindi a questo punto il restauro lo chiamiamo proprio come si va a chiamare, restauro conservativo. Vogliamo intervenire su alcune parti che è il lavaggio. Cosa facciamo? A questo punto bisogna staccare con molta attenzione la cucitura del primo fascicolo. Il fascicolo lo stacchiamo ho staccato il primo fascicolo. A questo punto abbiamo deciso che questo deve essere lavato e vediamo che ci sono delle macchie di vento. Il lavaggio avviene, diciamo, per prima di fare il lavaggio bisogna fare delle operazioni di
controllo, se è possibile farlo, in genere sulla stampa lo si può fare. Quando c'è qualche nota manoscritta si fanno delle prove, cosiddette prove di solubilità. Ma andiamo a vedere come si fa. Allora, qui abbiamo preparato una vaschetta diciamo per immergere in acqua questi fascicoletti che noi intendiamo lavare. Per fare questo noi ci possiamo adottare di un sistema, prendiamo appunto il telo, questo supporto che è una carta, diciamo, chiamata carta filtro, li appoggiamo praticamente sopra, in modo che noi quando dobbiamo togliere le carte usiamo il supporto e non tocchiamo le carte, le appoggiamo diciamo nella vaschetta e nella vaschetta possiamo riempirla di acqua. Vedete che sono questi aloni, li vedete? Questo è il primo. Ok. Vediamo ora cosa è successo in questo caso che noi abbiamo lavato. Lo dobbiamo togliere dall'acqua. E a questo punto sono abbastanza a posto. Per togliere dall'acqua usiamo il sistema che abbiamo detto della carta. Vedete che in questo modo noi non tocchiamo le carte. Già per così potete vedere che gli aloni sono quasi spariti. Potete fare anche un confronto. Ecco, una volta fatta questa operazione si lascia asciugare questo modo sulla carta assorbente. Collatura. La collatura è quella che vediamo ad esempio con un esempio su questa carta, che ad esempio supponiamo che questa è stata già lavata, però è molto fragile. Per dargli una collatura si usa sempre una colla leggera come questa, il chilose, e la si applica praticamente su tutti i fogli che sono stati lavati. Questa rinforza perché penetra nelle fibre della carta e dà la possibilità di questa carta di essere più resistente.